amici, fa un po' fresco stamattina, ho le mani che si stanno congelando velocemente, quindi prepariamoci abbastanza alla svelta. Stanotte ho dormito in questo chalet e spa, non ho filmato la camera, mi sembrava più una cantina, comunque dai, ho riposato abbastanza bene, non vola una mosca. Ora faccio il mio setup solito, purtroppo inconsciamente mi sono attrezzata con giubbino estivo. Il problema è che oggi fa molto freddo. Ho 40 minuti di strada per arrivare al colle dell'Agnello, non ve lo dico in francese perché non lo saprei pronunciare, Col de l'Agnel. Bello freschino, adesso ci prepariamo per scendere. Fortunatamente, nonostante non avessi la colazione, mi hanno offerto un caffè, o almeno io ho capito che era offerto. Forse devo pagare qualcosa, vabbè. Mi farò odiare da tutta la Francia. Adesso scendiamo. Andò da questa stradina un po' bizzarra. Salgo al colle dell'Agnello, riscendo verso l'Italia, magari mi fermo per fare una colazione vera e a caricare un po' la GoPro, perché stanotte ho avuto un imprevisto e non l'ho caricata. Molto bene, a tra poco. Ho già perso la sensibilità delle mani, accidenti, sarà un po' complicata. E no, maledizione, questo non doveva succedere. Dai che non voglio ritirarvi il guanto, per favore. Mia nonna cosa direbbe? Nah, accidenti, che imbranatezza. Madonna, neanche con le mani spoglie riesco a farlo. Ok. Vediamo se riesco a fare lo stesso danno anche di qua, un'altra volta. Perfetto. Non solo devo farmi una strada a onde adesso, ma devo anche uscire da qua. Molto bene, ci abbiamo un V-Strom qui vicino, è una bestia, come si fa a guidare una cosa del genere? E poi ci abbiamo anche una Goldwing così, a gratis, altra moto che sarebbe impossibile da guidare per me. Va bene, bello lo specchio pulito, sempre al top. Va bene, andiamo. Madonna, andiamo bene. Dai, so che hai freddo, poverina. Adesso ti scaldo un po'. No. Dai che ci giriamo almeno. Sei pronta? No. Ok, facciamo che ti giro da spenta e poi ne parliamo. Adesso però mi devi dare una mano in curva. Brava. Brava. Dai che adesso ce ne andiamo giù. Mi sembra che siamo venuti da qua, no? Adesso ti scaldo. Non ti preoccupare. Dai, guarda che paesaggi. Faticoso stamattina. Ah, ecco qua il sentiero a curve. Dai, direi che ora sei serena. Andiamocene da qui. Dobbiamo svegliarci entrambe. Madonna, come sei addormentata stamattina, zia! Sarà difficile questa mattina, fa troppo freddo. Andrò un po' lenta, mi sto perdendo le dita. Che bella sta strada però. Cioè, è bello essere qui in mezzo al nulla.
Mamma, guarda là. Che risveglio. Top. Ieri passando avevo visto questa chiesa, che poi è anche un cimitero. Mi aveva colpito molto questa torre, che secondo me serviva tantissimo da fortezza. Ok, dai, ce ne andiamo da questo bargio. In 40 minuti siamo là. Let's go. Ma stiamolo un dosso. Dove devo andare? Dritta di lì. Questo è un paese che non riesco a vedere. Resta roba costare è impossibile. Non si vede un cacchio. Qua devo andare. Di qui. Non pensavo, ma a volte anche il sole rende tutto difficile, non si vede niente. Però che calma. Là davanti, da qualche parte, abbiamo il nostro confine italiano. Arrivo, arrivo. Credo che questo passo sia più bello farlo al contrario, perché ho visto che ci sono molti più tornanti dall'altra direzione. Quindi si fanno i tornanti in salita e si fa una discesa dolce. Si vede che sto andando a est, si sente che sto salendo. Questo sole proprio non mi sta scaldando. È l'isola di bellezza. Anzi, mi sta pure importunando. Fosse stato almeno dietro. Oh, le mucche, l'ho studiato! Bonjour, vache! Lo sto dicendo sicuramente sbagliato, ma bonjour, vache! Cioè, adesso che tra l'altro non ne vedrò più. Madonna, che freddo! Che poi io non ho nessun tipo di optional su questa moto. Del tipo, manopole riscaldate. Ma no, ma va! Le muffole, puff, indicatore della benzina. Cosa? Infatti non ho nemmeno fatto benzina adesso. Però dai, dovrei farcela superare il confine francese. Quale altro opzione? Ah, il cupolino. Ma che altro mi manca? Una struttura decente per agganciarci delle borse che posso chiudere, eccetera. Ma di cosa state parlando? Ma non esiste. Niente. Me la godo così, male. Vabbè, soffrirò un attimino, ma ne vale la pena, ragazzi. Guardate qua. Dove sono? Bellissimo. Non c'è in giro nessuno a quest'ora. Solo le pazze. Che storia. Che bella vallata. Cioè, invece di studiarmi i nomi dei posti dove vado, no? Mi sono studiata come si salutano le mucche in Francia. Madonna, santa. Ma dove andrò a finire? Che bello. Ma scusatene, scusate un secondo. Ma sono immobili.
Le jour vache! Quanta ignoranza in una sola persona. Appena fatto una piccola curva all'indietro questa strada e beh, era meglio farla da qua, devo dire. Che bello. Qua direi che siamo arrivati alla sommità e infatti c'è anche il confine indicato nella mappa. Adesso mi fermo un attimo lì davanti alla statua di... Che è sta scultura? Forse è un qualche ciclista noto. Com'è se è bello sorridente? Con questo vento... Guardate che cima, guardate che belle quelle montagne, quei lastroni che vanno in obliquo. Proprio si riesce a immaginare come lo strato di terra, la crosta terrestre si sia piegata. E abbiamo fatto tutta quella strada che da qui si vede molto bene, ma prima era totalmente in controluce. Stupendo. Oh, ma non abbiamo visto dall'altro lato, ragazzi. Guardate. Guardate che roba. No, vabbè. Vabbè, ma è come essere oltre il mare di nuvole. Ma qua c'è una bestia. Chi sei tu? Sei un cavallo. Oh, bello quello, 2744 metri. Non è basso, eh? Proprio sul confine. Au revoir, France. Io torno in Italia. Addio. Ah, sento già l'odore di pizza. E qua in Italia mettono subito i guardrail, almeno qua in alto. Una valle di emozioni, allora è la mia valle. Molto bene. Erano cavalli muli quegli animali lì. Ma te pensa, guarda qua. Mamma mia, che freddo! Sto perdendo l'uso delle dita. Mamma mia, che bello! Spero di non perdere mai l'uso degli occhi. La discesa sarà bella, bella ripida, eh? 14 minuti e andiamo a berci un bel caffè. Che qua sto congelando. Comunque qua la velocità massima consentita è 90 all'ora, ma sono pazzi. Wow. Cioè, è da vertigini qui, eh. Chissà se esiste la pratica della moto col parapendio. Tipo ti lanci da qua e scendi in parapendio ma con la moto legata alle gambe. E poi riprendi. Ok, smettiamo di dire fesserie e godiamoci la vista. Thank you.
Ma tu dove ti sei andata a mettere? Oh. Eh? Ma guardate che bella stradina che c'è qua sotto. Ah, eccola la riserva. Anche da questo lato è proprio bella questa valle. Cioè ci sono due valli collegate molto bene da questa stradina. Bella pendente ora, che davvero è uno spettacolo da vedere e da apprezzare se vi vestiste meglio di come mi sono vestita io. Ma che penso? Bisogna stare attenti prima che ce ne siano altre. Che bello. No, vabbè, ma questo qua è dell'agnello. Mi auguro di rifarlo al contrario.